cartello 21 ci sono due questioni. La prima è che non sono pochi soldi, perché facciamo vedere la rivalutazione mancata. Cartello 21 per 1.600 euro sono 468 di mancato aumento in 3 anni. Se la prendi al giorno, lo prendi al mese, lo prendi su un anno, non fa molto effetto a sentirlo. Se lo vedi su 3 anni, qualcosa ti colpisce. La seconda è il fatto che questi soldi vengano richiesti a giugno, dopo le elezioni. Sì. È un caso. Se fosse stata in vigore la legge precedente, non quella del governo attuale, quella cifra sarebbe stata il doppio. Il doppio. Quindi in un certo senso si è aumentato, quindi non si è ridotto. Come sa Floris, c'è stata una rivalutazione più generosa rispetto alla legge del governo Letta. Sì. E mentre per un periodo che va da gennaio a marzo, sostanzialmente per 3 mesi, non essendoci una legge in vigore, perché la legge di bilancio, come sapete, è andata in vigore il 2 gennaio, varata il 31 di dicembre, si è applicata la legge del 2000, un periodo quindi... Perché si pescano soldi dai pensionati? Perché sono tanti. Ma lì appunto voglio sottolineare che c'è stato un aumento, cioè di nuovo, per fare servizio pubblico dovremmo dire che 468 euro di mancato aumento sarebbero stati 800 circa in caso avesse vigore oggi la legge precedente. Sì, quella però del siete governo arrivati voi, non è che avete detto adesso vi prendete 800 euro, il 100% della rivalutazione non si fa più da più di 10 anni.